Saint-Marie de la Mer. Situato nel cuore della Camargue, alle foci del fiume Rodano, è celebre per le sue bellezze naturali ed architettoniche. Le sue spiagge, composte di sabbia finissima, sono considerate uniche al mondo. Cuore palpitante del Delta, è il punto di partenza per i numerosi itinerari naturalistici da percorrere in bicicletta e a cavallo e per organizzare avventurosi safari fotografici. Qui la terra e l'acqua hanno saputo creare fantastici panorami di oasi selvagge in cui convivono lussureggianti paludi, rigogliose lingue di terra in cui hanno trovato l'habitat naturale gli eleganti fenicotteri rosa e altre scenografiche moltitudini di uccelli. Ed è qui che una comunità di origine gitana ha saputo selezionare ed allevare cavalli, tori e montoni di razza autoctona. La prima citazione dell'abitato risale al IV secolo. Il poeta e geografo Festo Avieno segnalava un'antica fortezza dedicata a Ra, dio egizio, forse su un'isola del Delta. Il nome attuale risale al 1838 e nasce da una leggenda. Quando nel 44 inizia in Palestina la persecuzione contro i cristiani, il re Erode Agrippa mette in arresto Maria Maddalena, Maria Salomè, Maria Giacobbe e altri seguaci di Gesù di Nazareth, tra i quali Lazzaro, e decide di cacciarli dalla Giudea. Secondo la tradizione, i seguaci e i parenti della Vergine Maria e di Gesù furono messi su una barca senza vele e senza remi, che prodigiosamente riuscì ad arrivare dalla Palestina all'odierna spiaggia del paese che da questa leggenda prende il nome, le Saint-Marie de la Mer. Questa leggenda nasconde qualcosa di vero, poiché la storia dice che la evangelizzazione della Francia iniziò proprio dalla Valle del Rodano, con Arles prima città. Sempre la storia racconta che, per iniziare l'opera di predicazione, Maria Maddalena si sarebbe diretta a Saint-Maxime, Lazzaro a Marsiglia, Marta a Tarascona e Maria Salomè e Maria Giacobbe si sarebbero stabilite qui per intraprendere l'evangelizzazione. Alla morte di Maria Giacobbe e di Maria Salomè, avvenuta a distanza di alcuni mesi una dall'altra, avrebbero trovato sepoltura vicino ad un oratorio che avevano eretto. Quando nel 1400 il re di Francia, Renato I d'Anjou, ordinò dei lavori nella cripta della chiesa di Sainte-Marie, con enorme sorpresa furono rinvenuti dei reliquiari che contenevano i corpi delle due Marie. Folco de Baroncelli è stato un poeta e allevatore francese. È riconosciuto come il padre del modello camarghese, basato sulle tradizioni della regione che egli innovò ispirandosi al Wild West Show di Buffalo Bill, dopo che lo incontrò all'epoca del suo passaggio nel sud della Francia. Discendente da un'aristocratica famiglia fiorentina che si stabilì in Provenza nel XV secolo, il marchese Folco nel 1895 si sposa e si trasferisce a Saint-Marie de la Mer avviando un allevamento di cavalli e di tori della razza camarghese e trasforma la cittadella rendendola il centro delle tradizioni taurine ed equine provenzali.
Baroncelli introduce la pratica della marchiatura dei tori, difende le tradizioni delle minoranze, disegna e fa realizzare il simbolo della Camargue, la croce camarguese, regolamenta la tradizione della corsa provenzale, prescrive il costume del mandriano e ripropone il culto di Sara la Nera, la santa gitana patrona degli zingari. Villaggio, dalle case in prevalenza bianche, i mercati e le bancarelle all'aperto, baciato dal sole e da un clima mite, da un cielo azzurro e da un mare cristallino, a fine maggio ospita annualmente il raduno dei gitani per venerare Sara la Calì, ossia Sara la Nera, che viene portata dalla cripta in cui risiede fino al mare in un corteo di candele e di festa. Ma chi era Sara? Secondo la tradizione cristiana. Da quanto si è capito, il culto dei gitani verso di lei è pagano, o almeno ha radici in fonti, diciamo, universali. La figura di Sara non è mai citata nei Vangeli canonici. Dunque, si sono fatte unicamente delle ipotesi, anche per giustificarne la presenza nel contesto della tradizione legata alle sante Marie qui venerate. Una versione, accreditata dalla tradizione rom, narra che Sara fosse una gitana residente in Provenza, che salvò le due Marie da una tempesta. Un'altra versione racconta che fosse un'abbadessa egiziana che arrivò in Camargue dalla Libia. Altri sostengono fosse un'ancella di Maria Salomè o una loro schiava. Non ultimo, secondo una letteratura alternativa, Sara sarebbe la figlia di Maria Maddalena, la quale sarebbe giunta in Provenza per partorire qui la figlia di Gesù, che avrebbe chiamato Sara. Seguendo questa versione, Sara sarebbe quindi il Santo Graal, ossia il vero sangue reale. Quello che è sicuro è che Santa Sara è un enigma storico difficile da risolvere, ma i suoi devoti non sembrano preoccuparsi troppo di questa incertezza. L'unica evidenza è che questa figura di Vergine Nera è tutt'oggi veneratissima dal popolo gitano. Fuori è un tripudio di musica e colori. Nei volti dei partecipanti si notano le più incredibili combinazioni di tratti e carnagioni. Un riassunto dell'umanità intera, concentrato in poche stradine e piccole piazze, un'etnia di bell'aspetto e dotato di una vitalità inusuale. Un'ultima curiosità. Si dice che chi entri in acqua con Sara durante la processione farà parte del popolo gitano per sempre.